Allora, la canzone, per quanto non riesce mai benissimo a spiegarle, le canzoni, però, per come la sento io, racconta di un saper lasciare andare, io penso. Ci sono dei momenti della vita che sono stati vissuti, sono finiti, e alle volte si rimane legati a quello che è stato. E avendo l'età che ho adesso posso capirla bene questa cosa, quindi mi sento di poterla interpretare, quel sentimento, quindi avere la capacità di lasciare andare quello, portarlo con sé sì, ma smettere di vivere nel passato e vedere quello che c'è davanti senza la paura di quello che potrebbe essere o di quello che non è più. Io mi aspetto molta emozione, perché poi è la cosa che mi conduce di più nella vita ed è anche quello che tengo di più forse, quindi imparare anche a vivere le emozioni. E Sanremo è una scuola perfetta per imparare a vivere le emozioni. E no, Samuel non ha cambiato idea. Infatti ho provato anche a portarlo, promettendogli l'incontro con Lazza, però ho preferito rimanere a casa perché c'ha da fare le partite di calcio. E questa è la mia vita proprio, ecco, spiegata in poche parole. Grazie. Antonella Messi della Viena Cronos. Di modernità, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Volevo sapere, dopo 22 anni, sulla scelta di tornare in Italia, ha prevalso la svolta, diciamo, di Amadeus. Il resto del cast, se lo sapevi, e o il pezzo? Allora, sinceramente ha prevalso la capacità persuasiva di Amadeus, che è notevole, perché non sapevo nulla del cast, che è stato molto riservato e io non ho chiesto nulla perché abbiamo parlato proprio di me. Io ovviamente ho iniziato dicendo ma no, non me la sento, non mi ci vedo, è passato, l'ho fatto. Però effettivamente lui mi ha fatto pensare a cose a cui non avevo pensato, e cioè che comunque è un atto di vicinanza verso il pubblico, è un famoso rimettersi in gioco, no? Che poi io non ho mai smesso di giocare, quindi non è che mi devo rimettere, però questo parco ha in sé un pezzo della mia vita, perché sono nata qua, ho iniziato qua, sono tornata, sono state tutte tappe importanti per la mia musica, per la mia carriera, ma anche proprio nella vita personale, perché ogni volta che vieni qui comunque ti trasformi. Allora forse a 50 anni, dopo gli anni che abbiamo passato, in cui io personalmente ho dovuto proprio risorgere da una sorta di incertezza, di come molti, come tutti, soprattutto nella creatività, e quindi ricostruire, reinventare, forse questo lui me l'ha fatto sembrare proprio il posto ideale dove testare quello che sto vivendo. La canzone, confesso, c'era già, perché io avevo il disco pronto e ne abbiamo parlato anche con Amadeus. Lui è stato bravissimo, è stato proprio giusto nel farmi riflettere su cose a cui non avrei pensato, dal suo punto di vista, che è diverso e che forse in questo momento mi serviva. Grazie. Sono uguale, ma un vecchio. Ma non sono io. L'ologramma. Questo spiega. Io sono a casa. Ciao, bentornata. Grazie Paolo, ciao. Senti, io vorrei sapere due cose. Allora, tu hai parlato di rinascita, hai parlato del Festival di Sanremo come luogo in cui sei nata, musicalmente, artisticamente, cioè di popolarità, e adesso ti rimetti in gioco. Io vorrei sapere in che direzione stai andando dal punto di vista musicale, perché il brano normale è molto diverso da quello che abbiamo ascoltato. Hai un disco pronto e vorrei sapere intanto in che direzione, oppure se non hai direzioni e segui semplicemente quello che ti piace di più, cioè diventi esattamente l'interprete a tutto tondo che tutti sognavano che diventassi. La prima domanda è questa. La seconda è: perché Lisa? Perché scegliere di fare il proprio repertorio nella serata del coro insieme, condividerlo con il repertorio di Lisa?
È una scelta voluta o c'è stato bisogno di rifondarsi anche attraverso ricantare le canzoni del tuo passato? Non so se sono stato spiegato. Come programma mai alla grande. Allora, il percorso, no, la direzione ce l'ho. È stata difficile, giustamente difficile reinventare una direzione musicale, perché dopo 30 anni di musica, ma mi stai a sentire, bro? No, devo andare a prendere gli appunti, che devo se posso andare. Vai. Dai. Dicevo che sulla direzione ho lavorato 2 anni insieme a Bill Fish, che mi ha prodotto il disco e con cui ci siamo trovati d'accordo sul ripercorrere un po' le nostre origini, che sono nell'R&B, che sono nell'hip hop, perché noi lo ascoltavamo 30 anni fa quando non andava di moda. Ma non mi stai lì comunque, sono 30 anni che non ascolto. Allora, il normale è un po'... riassume, normale è la canzone del disco che sicuramente ha la cifra sonora del disco ed è anche, secondo me, un modo nuovo di cantare la ballad. Io ho sempre amato non ripetermi, a volte più apprezzata, meno apprezzata, più capita, meno capita, però secondo me nel mio caso c'è proprio un dovere di non rifare le cose come già le ho fatte. Quindi questo vale anche per questo Sanremo, perciò fai bene a dire l'interprete, perché in questo caso sono proprio l'interprete. Tu dici quello che abbiamo sempre voluto, che hai sempre voluto. Guarda che scrivo bene, formali. Però sì, mi piace anche, nel disco c'è anche questo, mi piace, non la soffro la cosa di essere interprete, quindi il discorso musicale, soprattutto sonoro, perché poi la canzone per me deve avere sempre la melodia, ci deve essere... Ma in questa musica nuova, io avevo il dovere, perché c'è una realtà musicale nuova, avevo anche il dovere di trovare il mio spazio, mi sono chiesta, c'è? E forse io sono un po' avvantaggiata, perché quello che va di moda adesso somiglia molto di più a quello che mi piaceva tanti anni fa. Quindi ho cercato il mio modo, senza cercare di fare cose che non mi appartengono, quindi riprendere il mio e un pochino... adattarlo al suono che mi piace e che, guarda caso, è quello che è molto più accettato adesso rispetto a tanto tempo fa. E Andrea Conti. Sì, Totrani, buongiorno. Buongiorno Conti, mi dica. Due domande velocissime. La prima riguarda Blu 1, che è il tuo nuovo disco, hai parlato delle sonorità. Volevo capire se c'era un messaggio che unisce un po' tutte queste canzoni. Cioè, qual è il messaggio di questo disco nuovo che vorresti passasse? E l'altra invece riguarda il tuo ritorno a teatro. Tu hai iniziato nei club, poi hai fatto dei tour nei teatri, poi sei andato ai palazzetti. È sempre stato il tuo desiderio tornare nei teatri e lo farai nei teatri lirici. Volevo capire l'idea che tu hai per questo nuovo show dal vivo, che poi insomma si ricollega un po' alle tue origini, parlando delle origini. Allora, se posso ambire ad un messaggio, io mentre collezionavo le canzoni pensavo di avere un po' il dovere di coerenza, di raccontare proprio il percorso emotivo, quindi se posso appunto essere tanto presuntuosa da pensare di avere un messaggio, quello che io ho cercato di trasferire è passare attraverso l'emozione, ma per non facendosi gestire, quindi raccontare anche delle cose vissuto semplice, che sia un sentimento, che sia un momento, un'uscita da un momento oscuro, per finire ad avere uno sguardo verso l'alto. Quindi blu in realtà è il cielo di notte, che sembra il momento più oscuro, ma in realtà è il momento forse in cui si può maggiormente notare che c'è altro, che c'è qualcosa che non finisce. Quindi siccome mi sembra che come esseri umani siamo sempre con lo sguardo verso il basso, e quindi a cercare di ragionare, usare sempre la mente, la razionalità, però abbiamo una parte di noi che esiste, che non siamo abituati ad utilizzare, che è il sentire, che secondo me ti salva, soprattutto in un momento storico così, che io trovo non facile da vivere, soprattutto a livello emotivo, perché dobbiamo gestire tanti sentimenti, tante emozioni che arrivano
ci arrivano dall'esterno, a volte lo vedi soprattutto nei ragazzi, no? Che sono bombardati da tante cose. E io credo molto in uno sguardo verso l'alto che ti possa sollevare proprio l'animo e quindi attingere ad un altro tipo di... Infatti perché il cielo, le stelle, le costellazioni? Per attingere a qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati, qualcosa di più spirituale se vuoi, ma uno spirituale non religioso, uno spirituale di vita interiore. Amen. La scala credo ci abbiamo provato, ma non aveva neanche lo spazio proprio, perché noi ci siamo andati ad inserire nel calendario, quindi dove siamo riusciti a trovare uno spazio ci siamo messi. Però faremo, mi pare, qualcosa di meraviglioso a Bergamo, forse, se non sbaglio. Quindi comunque, però ci ritroveremo. Luca? Hai già idea di quante date saranno? Sì, è uscito il calendario. Sono, mi pare, 12, e per rispettare i segni zodiacali, quindi visto che c'è la storia delle costellazioni, questa ispirazione che c'è sulla copertina, il vestito, il cielo, no? E poi, dopo quelli, poi avremo una piccola pausa, credo però dei festival, forse non abbiamo ancora deciso, e poi andiamo nei passport. No, la domanda mia evidentemente riguarda, per come tu stessa te lo sei raccontata, anche la copertina che con questi capelli così lisci sul capo, così pulita, insomma. Sì, sono un po' alta. Sì, dà un'idea, un pochettino, un po' di distanza, di freddezza, ma in realtà la spieghi bene adesso ed è tutt'altro. Però rispetto a quello che dicevi prima io sono un pochino più curioso, quando tu dici questa cosa che è molto intima, molto tua e che non spesso tu hai detto in tante interviste, cioè bisogna lasciare andare, quando parli di lasciare andare il ricordo di Alex che ti sei portato dietro per tanto tempo, questa canzone è una canzone per ricordare e chiudere il cerchio su Alex Baroni, per essere chiari? Sinceramente no, perché non è nata così. Potrei, no, se lo dicessi mentirei, la canzone quando mi è arrivata ho pensato che fosse bella, proprio da bella da cantare, poi sono entrata nelle parole e inevitabilmente quello è un argomento della perdita, della mancanza, no? Che comunque come tutti, al di là anche di Alex purtroppo, in questi ultimi 20 anni ho sperimentato più volte. Mi piace dire che sia più un fatto di concetto, ecco, le parole ti parlano di cose concrete, no? Il mare, il moto, queste parole, però io la vivo di più, non sarei sincera, ecco, se dicessi, non l'ho scritta poi, quindi no, però ecco, è qualcosa in cui io nell'interpretazione posso mettere il mio, l'ho sentita molto quando mi è arrivata, quando la propinavo, mi commuovevo anche, sì. Ecco, poi l'ultima cosa, quando tu hai cantato questa canzone, ho fatto il primo preascolto di questa canzone, perché l'ho scritto anche, mi hai ricordato molto la Giorgia dell'inizio. Guarda che l'ho mai scritto. Non a te, l'ho scritto sul giornale. Però un messaggio me lo potrei mandare. Sì, sai, stavolta non mi è venuto, però la prossima volta lo farò. No, veramente sì. Mi è venuta in mente la Giorgia dell'inizio, mi è venuta quella Giorgia che cantava all'inizio della sua carriera, è un po' distante da una Giorgia, se mi permetti il termine, un pochino più hip hop degli ultimi anni, tanto è vero che insomma un produttore come Big Fish la racconta già lunga. E mi spiace. Se guardi la scrittura, ha una scrittura molto moderna. Sì, sì, sì. Cioè, molto diverso dai miei incisi larghi, con le note larghe che ci sono. È come si fanno, è proprio lo stile. Ma infatti mi è sembrato una bel mesh insieme la sala presente. Perché poi c'è stato il gioco del suono, quindi di usare la keyboard e la tastiera tipica dei pezzi di Whitney Houston, quindi del soul degli anni 90. L'abbiamo fatta apposta così. Sì, che cioè, l'impronta è assolutamente quella. Potevamo farla molto più balla se vuoi, però proprio per tenerla coerente con il resto l'abbiamo fatta comunque più black di come poteva essere l'arrangiamento di, non so, di E poi, no? Grazie. A te. Per il genere. No, sei perdonato, a te ti si perdona tutto. Grazie. Come stai? Bene, ti vedo in forma. Due cose, una su questo 2 maggio al San Carlo, sì. che è un teatro meraviglioso,
storico, un momento di storia di arte e cultura. Speriamo di essere degni, sta bene in l'ansia, mannaggia. E poi prima dicevi, io nel 95 non lo sapevo, viene in mente cos'altro avresti potuto cantare, cosa non ti hanno fatto cantare nel 95? Beh, allora, quando io venni con Come saprei, Pippo Baudo era entusiasta di quella canzone e io quella canzone la cantavo con una certa incoscienza, perché l'ho capita dopo, anche quanto fosse difficile e nello stesso tempo quanto stava arrivando le persone. Io forse mi sono fatta molto guidare, non ero abbastanza disposta proprio a... Io volevo solo cantare, cioè volevo proprio esprimere il canto. Poi di tante altre cose mi sono cominciata a preoccupare dopo. Certo, venivo da poi che era uno stile diverso, però non mi sono resa conto, cioè fino all'ultimo, forse qualche anno dopo di quello che era stato questo Sanremo lì, di tutto quello che è successo, dell'intensità, della difficoltà. Però va bene così. Cioè. Ok, grazie. Grazie a te. Grazie. Ci siamo? Eccoci. Intanto se mi puoi raccontare, visto il Sanremo che poi, Come saprei, Il sole d'azzurro, come sei cambiata in questi anni e come, quando riguardi quelle immagini, come ti senti? E proprio perché mi ha citato Pippo, che è sempre nel nostro cuore, sì, che fa Sanremo da 30 anni come me, è cresciuta con il Sanremo di Pippo Baudo, se tu l'hai sentito in questo periodo, se tu gli hai fatto ascoltare le tue cose, perché so che quando si parla di bella voce, strutturata voce della musica italiana, lui ti nomina sempre. Giorgia. Grazie. Grazie a te. Pensa che sono entrata là e sono andata subito a guardare quello stanzino piccolino che c'è accanto al palco, che era il suo camerino, quello durante la diretta, lui stava lì e io passavo dal suo camerino prima di entrare per fargli vedere se era vestita bene. anche in questo senso c'è una certa nostalgia comunque, ecco, tornare dopo avere un vissuto qua ti porta anche una serie di cose da ricordare con cui prima non avevi fatto i conti, che è una parte bella, un po' malinconica ma bella. In realtà ogni volta che sono venuta a Sanremo, quando Pippo non c'era, io l'ho sempre chiamato, però stavolta non l'ho fatto. E forse lo farò domani. Ma non l'ho fatto solamente per non disturbarlo, non c'era. Però domani lo farò, perché è un rito. Non gli voglio rompere le scatole, perché poi so che sotto sotto, insomma, lui dovrebbe essere qua. Quindi non vorrei aggiungere altri pensieri. E poi che mi avevi chiesto? Sì, io sono arrivata qua che venivo dai Yeb, quindi non avevo, ieri infatti parlavo di questi ragazzi, artisti giovanissimi che sono pronti, già preparati alla TV, perché magari hanno fatto un talent, perché hanno questo tipo di esperienza. Io quando sono arrivata a fare il Poi, mi ricordo, la dico sempre, questa cosa, ma vi dico, mi hanno alzato la camera e mi hanno detto, non è che puoi stare tutto il tempo con gli occhi chiusi, mi devi guardare perché qui siamo in televisione. E per me era una cosa completamente nuova. Quindi ho iniziato proprio senza tanta consapevolezza di quello che stava accadendo. Infatti nel 95 poi, mentre tornavo a casa, mi fermavo in autogrill, mi sono resa conto che la gente non presente mi conosceva. E quindi diciamo che da una parte sono stata fortunata nel potermelo vivere gradualmente, insomma ci sono arrivata per gradi a capire. Nel 2001 sono arrivata, avevo 29 anni e volevo fare un po' la dassa, quella che non ha paura, quella che poi va a ballare. Infatti le performance non è che sono meravigliose, forse l'ultima e migliore, però era la mia seconda adolescenza. Io la prima l'ho vissuta molto in maniera molto morigerata, mi sono rifatta poi in quel periodo benissimo e quindi il 2001 c'era pure Dondoni in discoteca, mi ricordo, non negare. Parlavamo
parlavamo questi sì, avevamo l'età. Adesso no, adesso sono state a prendere freddo, bisogna avere un po' di rigore, essere fatti rigorosi e concentrarsi sulla performance, però un po' di leggerezza in più ce l'ho, insomma. Dicevo prima che il tempo ti toglie, però ti dà anche, cioè quando invecchi poi impari delle cose, le devi vivere con più leggerezza, dando meno, soffrendo proprio di meno, insomma, relativizzando un po'. Poi però quel palco è sempre uguale, la sensazione che ho avuto rispetto al palco è sempre quella, cioè che è un palco misterioso, magico, perché tu non ci stai sopra, non sai cosa andrà e non lo puoi sapere. Siamo arrivati a... ho notato! La fatica, vabbè, le domande molto veloci. Una serie e una forse un po' meno, una di questo processo di crescita, maturazione, tutto quanto è stato importante, insomma, diventare madre e prendersi cura di un'altra persona. E la seconda cosa è il podio, ultimo Mingoni, l'ultimo, ma tra i litiganti, ci hai pensato? Grazie. Allora, diventare madre, partirei dicendo che comunque le donne riescono sempre a fare la mamma a qualcuno, ecco, anche quando non li hanno, c'è sempre qualcuno che ti obbliga a comportarti con da fare paterno. Diventare effettivamente madre è stato un cambio di vita totale assoluto, ci ho messo un po' di anni ad assegnarmi al fatto che non si poteva più andare a letto tardi, che non si poteva più svegliare tardi la mattina, però è anche un, diciamo, credo che non valga per tutti, nel mio caso è un percorso molto, è stato molto importante perché mi ha obbligato a trasformarmi, perché poi quando accompagni appunto il processo di crescita di qualcun altro ti devi continuamente guardare tu, ti fanno un po' da specchio, quindi ti devi mettere tanto in discussione, che è una cosa che io trovo buona, positiva, quindi no, non mi ha dato la possibilità di adagiarmi su delle cose anche caratteriali, insomma sei sempre lì che corri. Poi la tua vita è finita, ne inizia un'altra, come si dice, bellissima, ma la tua non c'è più. Il podio. Allora, il podio, ma io ho diverse... Quando ho visto il cast, poi non ho ancora più nulla, però insomma sì, Boni, Ultimo, ma anche Lazza, ma anche Madame, ma anche... potrebbe esserci una Ariete, una Mara Sartelli che escono fuori sorpresa. Del resto poi le previsioni non è che sono proprio sempre no, prospettate poi nell'esito finale. Secondo me ci saranno sorprese, soprattutto, ecco, certezze ma anche sorprese.